la pace sia convincente ed eloquente nelle sue forme così massicce e straordinariamente ascendenti verso il Signore. E ci adoriamo per una memoria molto bella per ciascuno di noi, anche se porta in sé la sofferenza, come tutte le memorie dei nostri capi, cioè costanza, coincidenza, il nostro incontrarsi con il Signore diventa molto proficuo, molto bello. E prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso parole, opere e Grazie.
svuota, almeno così riusciamo a vedere quando li vediamo. Lasciamo arrivare un po' di persone che stanno uscendo nel Duomo e poi la fanfara dei carabinieri, ringraziamo la presenza, farà l'onore ai caduti, ci sarà una breve commemorazione e poi ci sarà il concerto del fanfara che abbiamo molto piacere tutti che sia fatto qui, anche se l'acustica potrebbe essere meglio vicino al Duomo, però abbiamo piacere di volete farlo. Possiamo anche spostarci al Duomo. Faremo qua, proprio perché ha un altro significato. Quindi ringrazio di questo. Quando vuole può fare l'onore. Farà... Onore ai caduti! Subito il silenzio. Rullo, tre, devo l'anda anche del comune di Barceto che c'è il gancio e i fiori speriamo che rimangano finalmente in un vaso. Brevemente alcune cose, vorrei piacere che venisse Lu, venisse Tommaso qua vicino a me se sta arrivando. E qua, grazie. Brevemente una spiegazione. 30 di marzo del 2014 è morta mia mamma, Vescovo di Maddalena. Mancavano 22 giorni ai 100 anni. Quando la prima occasione che è venuto a trovarmi Luca ne abbiamo parlato. Si parlava della vita di una persona che è arrivata quasi a 100 anni con tantissime tribolazioni. È arrivata la cartolina e hanno fatto anni in trincea. Quindi molto piacere oggi con Luca che ne avevamo parlato, perché con Luca si riusciva, sono commosso per Luca, sono commosso pensando a mia mamma, sono commosso pensando a tutti i morti di Barceto, non solo della prima guerra, quelli della seconda guerra mondiale, a dei bambini che sono scoppiati insieme a delle bombe, cioè questi dolori noi possiamo costruirli ogni giorno, costruire la pace, è un compito di ognuno di noi. È la commemorazione dei caduti che cercheremo sempre di fare, di onorare tantissimo, ho piacere della fanfara dei carabinieri, devono darci dalle lapidi, non si deve trarre un odio verso qualcuno, dalle lapidi si deve trarre la forza,
di costruire la pace, è più difficile che fare la guerra. Quindi noi dobbiamo costruire la pace, e ho piacere della presenza del figlio Tommaso di Luca, che accenderà la fiammella, e poi ci sarà il concerto della fanfara dei carabinieri, che lo facciamo qua proprio perché è in onore dei nostri caduti, in onore di una promessa che... C'è all'interno una lanterna che Luca aveva regalato, sì, dopo lo facciamo benedire dal vescovo, dal nostro prevosto, il nostro prevosto. Noi di Berceto dobbiamo cominciare a dire che siamo meglio, anche al di là dei gradi. Facciamo benedire poi dal nostro prevosto quando l'hai scoperta. Grazie. C'è all'interno una lanterna che Luca aveva regalato a Romano, e comunque richiama quelle lanterne della trincea, che al di là della bellezza, non bellezza, credo che sia molto importante il significato. Se vuoi leggere, altrimenti leggo io. Comune di Berceto, simbolo di luce eterna, si accende per volere di Luca a illuminare le tenebre e a rendere gloria ai nostri eroi caduti. In memoria di Luca Moroni, dirigente Socogas, Berceto, 10 settembre 2018. Facciamo una piccola preghiera insieme, vi è già pregato in chiesa, che è la più grande preghiera immaginabile, che potete così adesso qui in questa condizione e in questi sentimenti che abbiamo sollecitato e molto apprezzato da parte del sindaco, ci apprestiamo a una piccola preghiera che è molto semplice. Una preghiera in cielo e una preghiera in terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposa in pace, amen, insieme col Don Pino. La benedizione del Signore scenda su di loro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringrazio tutte le associazioni di Berceto, del volontariato che sono presenti, dagli Alpini, l'Avis, l'Aido, la Protezione Civile, la Croce Rossa. Ringrazio il collega sindaco, mi ha fatto molto piacere, Andrea Massari, la prefettura che è presente, il sindaco di Pellegrino, che gli avevamo detto a tutti portare la fascia, lui a differenza di me non la mette mai e quindi non vuole essere presente. È proprio grazie alle associazioni che si ha sempre anche un ricordo nelle date giuste, nei confronti dei caduti, poi ci sono sempre... Credo che siano cose molto positive da non dimenticare. Sempre succede degli imprevisti, perché è una cosa difficile, va spiegata.